Penso io al cancello. Caporale St. John. Wade Taylor chiama Deacon St. John. Taylor, è una moto quella. Ti sei spinto nell'incubo per seguire quello spacciatore. Ok, ok. Non te lo dirò. È così. Ma cazzo, Taylor, finirei per farti ammazzare. No, amico, no, no. Li ho seguiti lungo la superstrada. Superstrada 97? Sì, ma vedi, era giorno, il cielo era limpido, non ho visto nemmeno un furioso. C'era questo gruppo di persone, così sono finito al rifugio sciistico. Chi se lo immaginava di trovarne uno da queste parti? Non lo sapevo. Taylor... È un posto niente male, tra l'altro. Se decidessi di svignarmela, ci farei... E tanti saluti! È un posto niente male, tra l'altro. Se decidessi di svignarmela, ci farei un pensiero. Oh, merda, devo andare. Si stanno fermando a un altro campo. Taylor, chiudo. Taylor? Taylor? Eri a quello stupido, si fa ammazzare. Con St. John al capitano Curi. St. John a Curi, rispondi. St. John, ho parlato con il colonnello. Ti ha assegnato alla divisione di ricerca. Capitano, divisione di ricerca. Beh, chiamiamola così. Sto aiutando il tenente Weaver e il tenente Whittaker. Bene, hanno bisogno di tutto il sostegno possibile. Non mi sembra un gran contributo, a dirla tutta. Sono una specie di fattorino e in effetti ti chiamo proprio per questo. Su un modulo del tenente Whittaker vedo scritto lievito. Lievito? Aspetta, inviamo pattuglie a caccia di provviste in tutta la regione e quando trovano qualcosa di potenziale valore lo annotano sempre. Sì, ecco. Lievito e ingredienti da forno sono nelle cucine del centro visitatori a Crater Lake. Ci sai arrivare? Sì, nessun problema. Buona fortuna, caporale. Chiudo. Ok. Ciao, caporale. A presto. Centro visitatori, immagino sia questo.
Ora devo solo trovare il lievito. Le cucine? Sì, devo essere nelle cucine. Oh merda, prossimo. La mia solita fortuna. Ma una volta che vado tutto. Posso ricavarne qualcosa? Potrebbe servirmi. Passeggiata. Lievito, lievito. Thank you.
Eccolo qui. Sì. Spero sia sufficiente. St. John, tenente Whittaker, rapporto. Dico, caporale St. John, sì. Ho trovato l'ingrediente richiesto, lievito. Non è molto. Beh, sono sicura che sarà sufficiente. Ascolta, per curiosità, perché ti serve? Scusa, ma sono impegnata, ne parliamo quando passi per la consegna. Chiudo. Ok. Grazie. Diavolo. Signora? Senti, puoi smetterla, per favore? Scusi? So che la situazione è strana, ma non posso farci niente al momento. Beh, io dormo in una caserma con un branco di soldati del cazzo, mentre mia moglie vive in una tenda privata nell'area ufficiali. Niente di strano. Dico. E la vedo solo quando consegno le scorte elencate su un modulo. Anche questo è tutto normale, signora. Il lievito, grazie. Prepari un dolce? Se ti serve un forno, so dove trovarlo. No, mi serve per creare proteine virali che a loro volta attivano anticorpi. Ma naturalmente eri sarcastico.
Dolci, proteine virali, non cambia molto. Aspetta un attimo. Tieni. E grazie. L'hai già detto. Per essere rimasto. Sì, signora. No, no, lasciali pure lì. Grazie. Caporale St. John, sono il dottor Jimenez. Ehi, tu non dovresti essere qui. Ehi, Doc, sono Deacon. Che posso fare per te? Ah, St. John, sì. Dovresti fare un salto in infermeria. Ah, problemi? Serve qualcosa? No, no, niente del genere. Voglio solo controllare quel braccio. Perché? Io sto bene, Doc. Con un ustione così, da stufa, non si deve scherzare. C'è sempre il rischio di un'infezione. Passa a trovarmi. È un ordine. Ok, Doc, d'accordo. Come vuoi, passo e chiudo. Sì, perfetto. Sì, ok. Caporale St. John. St. John, qui Cui, mi dicevi? Sì, capitano, eccomi. Volevo solo dirti che il colonnello tiene un discorso informale ogni sera al tramonto, dove si è svolta la cerimonia di giuramento. Signor, sì. Ora, sebbene si tratti di occasioni informali, ci si aspetta la presenza di tutti. Ricevuto, signore. Chiudo. Bene. Ciao, Doc. Entra. Avanti. Siedete. Siediti. Diamo un'occhiata. Allora, con chi eri affiliato ai tempi? Non credo di capire cosa... Non me mientas. Caporale, ho passato 20 anni a rattoppare bandas de motoristas y pandilleros a East Los Angeles. Conosco il genere. E questa? Non credo che c'entri una stufa. Va bene, tienila pulita e guarirà da sola. Cicatrice a parte. Voglio rivederti tra un paio di giorni per un controllo. D'accordo. È buffo. Con la città invasa e in fiamme, quartieri in guerra da decenni si sono uniti per lottare. Latinos, Gueros, Chinos, Bloods, Crips. Non importa. A volte serve una guerra per cancellare i rancori. Grazie, Doc. Che cosa vuoi? Qualche problema? St. John, rispondi! Taylor, chiama St. John! Taylor, non ti sei fatto più sentire. Temevo ti fossi avvicinato troppo all'uomo che stavi seguendo. No, sono vicino. Sono proprio nel loro cortile. Ascolta, avrei bisogno di una mano. Sono in un piccolo accampamento a sud di Crater Lake, non distante dalla South Rim Drive. Taylor, stammi a sentire. Non ho idea di cosa tu stia combinando, ma sta... Oh, no, merda! No, no! Taylor, Taylor, oh, Cristo. St. John, tenente Whittaker, mi dicevi? Passo a un canale privato, aspetta. Dico, mi senti? Sì, stavo guardando il modulo. C'è scritto... silicato? Sì, mi serve per la fase stazionaria delle cromatografie su Corona. Eh? Le croma cosa? Scusa, è solo una parte della mia ricerca che sta dando buoni risultati. Ok, il silicato. Dove lo trovo?
Cavolo, credevo di averlo scritto sul modulo. Allora, c'è un piccolo emporio a sud-ovest, vicino a Masama Village. Prova lì. Sì, ricevuto. Grazie. Scusa, perdonami. Buon lavoro, caporale. Sì, signora. Passo e chiudo. Silicato, ma cos'è questo silicato? Dico, mi senti? Dico. Sono qui. Abbiamo molto di cui parlare. Signora? Questo è un canale privato. Dick. Ok. Voglio che tu sappia che dicevo sul serio riguardo il fatto che tu sia rimasto. Beh, lo capisco. Deve essere facile come stanno le cose. Dove diavolo potrei andare? E anche se lo facessi, insomma, dovrei restituire questo splendido cappello e inizio ad affezionarmi sul serio. Sì, ci scommetto. Ok, va bene, devo tornare al lavoro. Il lievito ha già riempito una decina di piastre di pelle. D'accordo, tienimi da parte qualche proteina virale. Mi è venuta fame. Non mancherò, tenente Whittaker, chiudo. Risponda! Indietro, dannazione, muoversi! Sentito! Indietro, indietro! Russell, rapporto. Signore, eravamo a caccia di scorte, diretti a The Vault. Ma ci siamo imbattuti nell'orda più numerosa che abbia mai visto! Dannazione, muovete il culo, forza! Avete sentito il capitano? Caporale, stammi a sentire. Porta i tuoi uomini fuori di lì. Non siamo pronti ad affrontarli. Ricevuto. Sì, signore, non me lo faccio ripetere. Russell, chiudo. Forza, muoviamoci, andiamo! Ci ritiriamo, andiamo, forza, forza! Forza, ragazzo, non ci deludere. Dici dov'è il tuo campo e porterai a casa la pelle. Vaffanculo. Ammazzatelo! Forse non ci sente bene. Sì, sì. Vediamo di sturargli le orecchie. Non vi dico proprio un cazzo! No! Ora ci senti meglio? Cazzo! Allora! Cazzo! Portatelo via da qui! Che ne dite? Lo portiamo al campo dei militari per avere qualche credito? Taylor, resisti. Scherza coi miei amici! I miei amici non si toccano! Diavolo! Sì, prendilo! Avanti! Che giusto di fortuna, eh? Becca il bastardo! Se muove, uccidiamolo! Prendi questo pezzo di merda! Dove ti trovi? Si scherza coi miei amici! Thank you.
Era l'ultimo. Io devo trovare un modo per entrare. A posto. Non può finire. Getta l'arma! Ma tiro giù! Come va, Taylor? Beh, ho visto giorni migliori, se devo essere onesto. Sì, chiaro. Gesù. Ok, ascolta, amico. Tieni questo premuto sulla testa, così. Ok. Ok, se... aspetta qui, contatterò il capitano Curi che manderà qualcuno a prenderti, ok? Ok, va bene, sì, sì. Capitano Curi, sono il caporale St. John, rispondi. Qui Curi, sono con Whittaker, parlavamo dei tuoi progressi. Caporale, dicevo al capitano Curi che il tuo contributo è stato fondamentale. Beh, grazie, mi fa piacere, ma vi contatto per una questione urgente. Capitano, c'è un campo di predoni vicino alla South Rim Drive. Predoni? Così vicini all'isola? No, ascoltate, ho già sistemato quei balordi, ma un uomo è rimasto ferito. Il soldato Taylor, degli stronzi, gli hanno mozzato un orecchio. Santo cielo, come sta? Il soldato Taylor? Che ci faceva? Lui, non è in pericolo di vita. Non ho idea del perché fosse lì. Vi chiederei di mandare Doc, cioè il capitano Jimenez e altri uomini per riportarlo al campo. Vi invio le coordinate. Vado a informarlo della situazione. Chiudo. St. John, rispondi. Ho un lavoro per te. Sì, signore, arrivo il prima possibile. Passo e chiudo. Taylor, come andiamo? Come vuoi che vada? Oh, questo giorno migliore. Credo che abbia smesso di sanguinare. No, continua. Ok, stanno arrivando i soccorsi. Stringi i denti. Ascolta, vuoi che torni indietro a farti compagnia? No, non se ne parla. Già così mi sento una vera merda. No, sto bene, sono serio, già. Passerò a trovarti in infermeria per vedere come stai. Ho visto come l'hanno sistemata. Perfetto. Niente male. Beh, sempre meglio che stare qui fuori. Così dovrebbe andare. Sì, l'ho vista anch'io. Cerca di non creare problemi a Doc. Tesi, sì. Posso aggiustarla. Andiamo.
posto sembra questo. Andiamo a cercare del silicato. Tutto sbarrato. E ora come entro? Forse da qui. Qui dovrei riuscire ad arrampicarmi. Silicato, sì, beh, deve essere qui in giro. Oh. Eccolo, silicato, dovrebbe andare. Ok, ora devo solo trovare un modo per uscire. Mai visto perché... Andiamo, puttano! Sì! Sì, ok, parcheggia dove vuoi, eh? Ho il silicato che mi hai chiesto. Caporale St. John, ti sento. Sono in riunione con il tenente Weaver. Caporale St. John, quando tornerai in missione per me? Non lo so. Weaver? Caporale, ti voglio qui a rapporto quando torni sull'isola. Chiudo. Cosa cazzo pensa di fare? Ehi, hey Doc, ci sei? Caporale St. John, Doc Jimenez, rispondi. St. John? St. John, come va il braccio? Alla grande, la crema che mi hai passato. Questo lo stabilirò io. Comunque, ascolta, ti chiamo solo per una domanda. Comunque, ascolta, ti chiamo solo per una domanda. Tu conosci bene il tenente Weaver? Il tenente Weaver? Sì, lo conosco. Come tutti gli altri ufficiali. Perché? Non lo so, è solo che esco spesso in missione per loro, per lui e il tenente Whittaker. E ho come l'impressione che, insomma, Weaver è un po' troppo insistente con lei. Non si capisce. Sarà Whittaker sa badare a se stessa. Ascolta, St. John, il colonnello non ammette troppe confidenze tra ufficiali. Ti consiglio di starne fuori. Ok, Doc. E non preoccuparti del tenente Weaver. Non è un santo, ma ho visto di peggio. Passo e chiudo. Weaver, giuro su Dio che... Beh, non reggi la competizione? Via, sparisci! C'è qualche problema? Signora? Facevamo due chiacchiere, caporale. Tenente. Cos'è successo? Niente, è solo... Weaver crede che il fuoco e gli esplosivi siano la risposta a ogni problema. Al diavolo! Sì, al diavolo, tieni. Grazie. Ti prego. Che c'è, dico? Non ringraziarmi. Tutte le volte che mi ringrazi, finisco in missione con un altro dei tuoi stupidi moduli di richiesta. I miei stupidi? È questo che pensi? Che il mio lavoro sia una perdita di tempo? No! Cosa intendevi allora? Sai, non capisco perché tu sia ancora qui. Va bene, lascia che te lo spieghi. Ho trascorso gli ultimi 2 anni a uccidere furiosi. Uno per uno. Eravamo così vicini che sentivo il tanfo della carne putrefatta tra i loro denti. Quindi se stai lavorando su qualcosa che li distrugga,
ci metto la firma. Ma se non mi vuoi qui, puoi ordinarmi di andarmene, signora. Deacon, aspetta. Mi dispiace, ok? Senti, io ho bisogno. È solo... Grazie. Apprezzo il tuo aiuto. St. John, ci sei? Sì, ci sono. Sono il tenente Weaver. Hai dato uno sguardo al mio modulo di richiesta? Ormai trotterelli per la strega quasi tutti i giorni. Comincio a sentirmi escluso. Sì, certo. Cioè, sì, signore, polistirene. Devo procurarmi del polistirene, giusto? Esatto, polistirene. Se hai problemi a trovarlo, c'è un camion ridotto male sulla superstrada 97, a sud di Kemolt. Sotto una torre idrica, lo puoi raggiungere? Io non... Ascolta, troverò il camion distrutto, ok? E avrai il tuo polistirene. Non deludermi. Chiudo. Come va la vita, caporale? Ehi, Dee, avrei una domanda per te. Cosa ci fa un damerino della costa est in questo posto? Indovinato. Gira voce che vieni da lì. Conoscevo uno di Long Island, nell'esercito. Lunga storia, sai. Per farla breve, prima di questo schifo, gestivo un sito. Ilparadisodellearmi.com. Oh, cazzo, sì, ma... Porca, ecco dove ti avevo visto. Presentavi anche un programma in TV, vero? Mio padre lo guardava sempre. Il tuo vecchio ne capiva. È vero, giravo il paese e bazzicavo mercati, fiere delle armi e stronzate varie in posti improbabili. In effetti fa strano trovarti qui, in mezzo al nulla. Già, ti vediamo, caporale. Ehi, dormi sempre con un occhio aperto. Caporale, senti, avrei una cosa da dirti. Spara. Io ti conoscevo anche prima, cioè, non personalmente, ma sono di Farewell, come te. Quando uscivo con i miei amici, vedevo sempre passare la tua banda. I mongrel, intendo. Con le vostre Harley e le giacche di pelle. Accidenti! Eravate troppo forti. Ah, sì? Veramente? Sì, certo. Avevo parecchio tempo libero perché, beh, avevo mollato il liceo. E poi mi ero lasciato con la mia ragazza. Stavo cercando un lavoro. Ma se mai dovessi decidere di rifondare una banda come mongrel o quello che è, beh, tienimi presente, ok? Io ci sto. Beh, non contarci a breve. No, lo capisco, era per dire. Ciao, caporale, a presto. Mi seguono dal primo giorno. Mi hanno ascoltato quando ho annunciato l'incombere della piaga divina. Mi hanno seguito fino a queste terre. Mi hanno aiutato a erigere quest'arca. Che siate con noi dal principio o vi siate uniti ai nostri ranghi di recente, siete tutti parte di questa impresa. Siete parte della missione che salverà l'umanità. Voglio rammentarvi, mentre vi accingete a lasciare queste mura per compiere il vostro dovere, che siamo ancora alla ricerca di materiale di studio degno di conservazione.
Cerchiamo libri, manuali, enciclopedie, dischi e quant'altro. Il tenente Weaver ha stilato una lista dei libri di chimica necessari, mentre il tenente Whittaker ha fatto un elenco di quelli di biochimica, genetica e biologia. Il capitano Jimenez ha invece indicato quelli di medicina, anatomia e procedure chirurgiche. Il sergente Tomlinson ha un elenco di libri utili per la costruzione di strade e di ingegneria meccanica. Il capitano Hawkins è alla costante ricerca di materiale che tratti di agricoltura e colture idroponiche. Perciò, mentre siete lì fuori, tenete gli occhi aperti per recuperare materiale utile. Così facendo, darete un contributo al riempimento dell'arca. Compagnia, potete andare.